Continuano a crescere i contagi in Sicilia da coronavirus, dove è atteso il picco intorno a metà aprile. La crescita è costante senza impennate. Restano 4 le zone rosse, Agira e Troina in provincia di Enna. Quest'ultimo il luogo che al momento mette più in apprensione per l'alto numero di positivi, Villafrati in provincia di Palermo e Salemi in provincia di Trapani. In base ai dati forniti alla regione siciliana all'unità di crisi nazionale, aggiornati alle 17 di ieri, giovedì 2 aprile, in merito all'emergenza coronavirus, questo è il quadro riepilogativo. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 17.833. Di questi sono risultati positivi 1.791, più 73 rispetto a ieri, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.606 persone, più 62. Sono ricoverati 576 pazienti, più 8 rispetto a ieri, di cui 73 in terapia intensiva, più 1, mentre 1.030 più 54 sono in isolamento domiciliare, 92 guariti più 6 e 93 deceduti più 5. Intanto, nella prospettiva del rafforzamento del sistema sanitario e del potenziamento delle strutture destinate a fronteggiare la straordinaria emergenza, l'ex istituto materno infantile di Palermo diventa Covid Hospital. L'ex IMI potrà ospitare fino a 60 pazienti, con 24 posti riservati a soggetti in condizioni critiche, tra i quali 14 in terapia intensiva e 10 subintensiva ventilata. I restanti posti sono destinati a pazienti sintomatici. La struttura di via Cardinale Rompolla, inattiva dal 2008, è stata riqualificata in questi ultimi mesi con una decisa accelerazione nelle ultime settimane, in concomitanza con l'incremento della diffusione del contagio nell'isola.